lavorato oggi qui in Piazza San Babila, parte una sottoscrizione a difesa del presepe del crocifisso. Sì, noi avendo Pisapia abolito il presepe a Milano dal 2001, non ci sono presepi in città, gli alberi di Natale poi sono anche come quello di Piazza del Duomo, che è un albero streminzito, abbiamo pensato di chiedere le firme dei milanesi per un presepe, per mettere il presepe nel presepe. Ecco, un presepe lei ha chiesto anche nei giorni scorsi vicino al Duomo, deve tornare. Sì, io ho chiesto di ripristinare quello che era la mostra dei presepi che faceva la Tazzinetta Benefica, che è un ente benefico sotto il Duomo di Milano, sotto l'abside del Duomo. Ecco, non è la prima volta, però non è il primo anno che sotto Natale ci sono delle polemiche per quanto riguarda la scelta da parte anche di alcuni dirigenti scolastici, ma non solo, di organizzare eventi o no natalizi. Perché tutti gli anni succede questo? No, perché noi tutti gli anni vediamo che si va a togliere questa tradizione dalla città, si vuole estirpare il presepe da Milano. Ripeto, mentre in prefettura c'è il presepe, in regione il palazzo c'è dentro, che fuori la regione c'è il presepe, Palazzo Marino non c'è nessun presepe, non solo, non si toglie anche dalla città. Lei era presente durante la celebrazione del Vescovo Scola, no. dell'Arcivescovo Scola, comunque no. Ha detto che l'integrazione, diciamo, anche la lotta al terrorismo passa anche da un processo integrativo. La lotta al terrorismo passa prima di tutto nell'assicurare la sicurezza ai nostri cittadini, poi si può pensare all'integrazione, prima di tutto è la sicurezza, a mio avviso. Poi il cardinale ha un'altra idea, ognuno può avere idee che vuole. Senta, una domanda ancora più politica, voi oggi qui siete in piazza per questo motivo, però il PD ha organizzato 2000 banchetti per, diciamo, questa iniziativa Italia Coraggio. Renzi ieri ha detto che le riforme ora si fanno e che l'Italia sta ripartendo. Come giudica questa iniziativa? Il PD fa un'iniziativa per cercare di rilanciare un governo che, come vediamo, gli italiani ormai gradiscono sempre meno, basta vedere i sondaggi. Cerca di rilanciare un'azione che però non è nei fatti, perché ormai vediamo che la ripresa non c'è, almeno secondo gli ultimi dati dell'Istat sono molto chiari, per cui ha voglia a mettere banchetti e tavolini, se poi l'Italia non riparte e non è ancora ripartita, nonostante 2 anni di Renzi.